Ciao e benvenuto in questa nuova pillola di Il Gusto al Centro. Io sono Chiara Tosi e mi occupo di gusto a 360 gradi. Proseguiamo quindi il nostro viaggio con le lettere dell'alfabeto. E oggi quale lettera analizzeremo? Oggi analizziamo la lettera B. B quindi come? Beh, analizziamo un concetto molto semplice e molto terra terra, come buono il concetto di bontà, un concetto così tanto inflazionato che assolutamente va un attimo approfondito. Quando si fa una degustazione tecnica, una degustazione tra professionisti, non si usa mai il concetto di bontà, perché una cosa può essere buona per me, ma può non essere buona per te. Quindi è un concetto abbastanza soggettivo. Di solito infatti si vanno più ad analizzare le caratteristiche e si descrivono queste caratteristiche senza dare un giudizio di valore, un giudizio soggettivo. Ma nel gergo comune uno può essere anche non esperto di degustazione, semplicemente vuole esprimere quello che sente quando degusta un prodotto, quando beve un bicchiere di vino per esempio o assaggia un formaggio. E una persona comune dice: per me questo è buono. E allora dire che è buono cosa significa? Beh, dire che è buono un prodotto significa sicuramente che non presenta delle spigolosità, che è piacevole al palato, che dopo averne assaggiato un pezzo o bevuto un sorso ti viene voglia di continuare, quindi di continuare a bere o di continuare a mangiare quel pezzetto di prodotto buono. Ma il concetto di bontà può essere anche riferito a un concetto di equilibrio, quindi questo prodotto è buono perché presenta tante caratteristiche in equilibrio fra loro, oppure è buono perché presenta una buona complessità, quindi non so, un formaggio mi può ricordare lo yogurt, mi può ricordare il burro, mi può ricordare la nocciola, la frutta secca o il fieno, quindi è buono perché ha questa complessità di aromi che me lo rende molto gradevole al palato. Ecco quindi che il concetto di bontà è un concetto semplice e universalmente riconosciuto da tutti. Bene, e anche per oggi questa pillola si conclude qui. Se ti è piaciuta, mi raccomando, pollice in su. Ti ricordo che puoi guardare un video su YouTube o guardare lo stesso contenuto sul podcast su tutte le maggiori piattaforme di podcast, come per esempio Spotify. Se hai l'occasione, vai a farti un giro anche sul mio sito www.chiaratosi.it e iscriviti alla newsletter. Poi mi raccomando, scrivimi sui social, fammi avere i tuoi commenti che mi diverto sempre a leggere, anche perché così possiamo scambiarci delle opinioni. E poi, se hai voglia di iscriverti al mio canale Telegram, Chiara Tosi Canale, oppure al gruppo Chiara Tosi Gruppo per condividere le tue esperienze enogastronomiche, saremo tutti contenti di sapere cosa stai assaggiando. Bene, io ti saluto esortandoti come sempre ad assaggiare, assaggiare, assaggiare. Ciao!